Noi del Centro Studi Pesaro oramai da diversi anni siamo specializzati nella preparazione scolastica, quindi nel conseguimento del diploma per giovani adulti. Ma questo periodo di pandemia e di didattica a distanza ci ha portato ad aumentare in maniera consistente i servizi per anche coloro che frequentano la scuola pubblica e quindi, per esempio, devono prepararsi agli esami di riparazione, quelli per i debiti formativi, e proprio anche perché il periodo di didattica a distanza ha portato a livello nazionale, ma anche a livello locale, a un più 10% di studenti con debito formativo, soprattutto nelle materie principali, pensiamo a matematica, inglese, latino e quant'altro, sia anche di studenti che purtroppo sono stati bocciati e quindi si rivolgono a noi per recuperare gli anni scolastici e poi fare il percorso fino al diploma. Noi ci siamo accorti, parlando con tante persone che si rivolgono a noi, che alcune problematiche riscontrate nella didattica a distanza sono state legate al fatto che non è stato cambiato il metodo dalla didattica in presenza alla didattica a distanza. E noi, per esempio, qui al Centro Studi in alcuni periodi abbiamo fatto didattica a distanza, ma abbiamo cambiato metodo, abbiamo reso le lezioni più sintetiche, più schematiche, con delle pause, e questo ha consentito un buon livello di apprendimento. Laddove invece questa cosa non è stata fatta, gli studenti si sono trovati davanti a un computer non riuscendo bene a seguire, e protrattasi la situazione per più di un anno scolastico ha causato lacune e quant'altro che noi adesso in alcuni casi ci troviamo a dovere tra virgolette curare. Un servizio importante già introdotto all'interno di Centro Studi è quello che riguarda anche gli studenti con disturbi di apprendimento. Sì, diciamo, la normativa sui disturbi dell'apprendimento, nota come DSA-BES, dove BES sta per bisogni educativi speciali, è, diciamo, in crescita nel senso che sempre più studenti ricorrono alla certificazione. Perché? Perché c'è una maggiore attenzione nei confronti di problematiche come la dislessia, come la discalculia. E noi da ormai un paio d'anni abbiamo un servizio specifico, abbiamo personale formato per far fronte per adattare la didattica a chi ha disturbi di apprendimento, quindi mappe concettuali, spiegazioni sintetiche, e mettere insieme tutte quelle strategie per soprattutto ridare fiducia al ragazzo. Il percorso di Centro Studi va poi anche oltre l'obiettivo scolastico dei ragazzi, degli studenti che appunto iniziano a frequentare i corsi. Sì, perché poi facciamo assistenza universitaria. Nel periodo estivo ci capita molto spesso di fare delle preparazioni per i test di ammissione. Pensiamo a, non so, l'ammissione a medicina, l'ammissione a biologia, insomma a queste facoltà che di solito hanno il numero chiuso. Noi facciamo dei corsi specifici individualizzati e poi facciamo l'assistenza universitaria classica, che può essere un'assistenza complessiva su tutto il percorso universitario, quindi con professori che seguono lo studente nella preparazione ai singoli esami, oppure la preparazione per preparare un esame, due esami, tre esami a richiesta dello studente. Da alcuni anni siamo contattati da sportivi di alto livello di varie discipline. Abbiamo lavorato con motociclisti, abbiamo lavorato con calciatori, abbiamo lavorato con ciclisti e abbiamo lavorato anche con persone che stanno provando la strada del mondo dello spettacolo e quindi magari si trovano a essere spesso fuori a Milano, Roma per i loro impegni. Ecco, il servizio che proponiamo è la capacità di modulare l'impegno didattico con gli impegni extrascolastici di questi ragazzi. Quindi, facendo un calendario personalizzato, riusciamo a consentirgli di arrivare al diploma, ma volendo anche di fare il percorso universitario.
Abbiamo parlato quindi di corsi destinati a studenti, ma ci sono anche corsi qui al Centro Studi destinati a persone adulte? Sì. Ogni anno diversi adulti, uomini, donne di diverse età, dal 25enne al 45enne, si rivolgono a noi per frequentare la scuola superiore e arrivare al diploma. Per loro abbiamo pensato delle lezioni individualizzate, in orario prevalentemente pomeridiano o tardo pomeridiano serale, diciamo, proprio per venire incontro alle esigenze di lavoro e di famiglia, e quindi riusciamo a fare la preparazione scolastica anche per gli adulti in tutti gli indirizzi. Nel mese di settembre il titolare del centro studi Giovanni La Medica e lo staff sono disponibili per colloqui informativi, conoscitivi, di presentazione del nostro anno scolastico che inizierà a metà ottobre, e tutti i contatti e i riferimenti sono reperibili nelle pagine Facebook e Instagram.